dammi la mano. Ti vuole vicino, dai, è importante, è importantissimo. Comunque, buongiorno a tutti, lui sarà il mio testimonio quando io non ci sarò più, perché voglio che la memoria di noi ebrei venga, scusate l'emozione, perché io quando parlo di queste cose non ce la faccio. Sarà il testimonio che dimostrerà quello che gli ebrei hanno sofferto nel 1943, le deportazioni, che è tutto vero quello che scrivono i libri, i giornali, le memorie delle persone vive e quelle che sono ritornate. Comunque la mia storia, io devo ringraziare, se oggi sono mamma, sono vissuta, perché a noi ci ha salvato Don Bianchi della Carpatella, che era Don Vittorio, si chiamava, lo chiamavano tutti Don Bianchi. Mio padre fu preso dai fascisti per portarlo sotto fiume. Lui diceva sotto fiume che era scappato. Poi loro parlavano poco, avevano paura, nascondevano la verità di quello che era successo. A noi ci tenevano un po' sempre riservati. Comunque c'è a piazza Giovanni da Lucca, io dove sono nata e dove le persone, come dice Settimio, di Mentani ci hanno salvato. Io ricordo quando suonavano le sirene, ci portavano, bussavano con mamma alla porta, alle pareti, che comunicavano tra una stanza e un'altra. Ci mettevano dentro una coperta, a me, mio fratello e mia sorella, una coperta militare, e ci portavano sotto ai sotterranei, chiamavano sotterranei. Io ricordo tutto buio. Ricordo che il 16 ottobre, qualche giorno prima, padre Don Bianchi, scusate l'affanno, ma io non ce la faccio, Don Bianchi ci portò in chiesa, sotto ai sotterranei, di notte buia. Ci prese, mamma ci mise in grembiulino, ci resta quattro. Ci prese e col 23 si pioveva tanto, tanto. Col 23 siamo arrivati a Trionfale. Da Trionfale ricordo a piedi, con stacco, con ombrello grande, che Don Bianchi chiamava la cupola di San Pietro. Questi sono ricordi pure, perché quando andavamo dai suore ricordavamo sempre i periodi. Comunque siamo arrivati tutti bagnati, stremati, questi, io, mio fratello grande e mia sorella, 2 anni più grande di me, che ci aprirono sta porta, le suore del Bambino Gesù, e loro venivano da una casa francese, però stava aperta, la madre, la sede propria. Ci accolsero, ci coccolarono, ci amarono. E quando fu un attimo, il prete si allontanò, penso che era la madre superiore, perché poi io ero piccola, avevo 4 anni. E ci coccolarono, io la mattina con mia sorella e mio fratello ci trovavamo sui banchi della scuola, dormivamo lì, perché loro non erano attrezzati per un grande evento così. Piano piano loro hanno capito quello che stava succedendo, le suore del Bambino Gesù a via Vito Livio. E cercarono di fare più quello che possibile, raccolsero talmente tanti ebrei, ci stanno i libri, io ci ho scritti, che le suore sono state talmente intelligenti, le voglio nominare perché oggi è un giorno che loro mi hanno fatto diventare mamma, mi hanno salutato. Sor Angela, la madre superiora, Sor Alice, Sor Brigida, che mi voleva tanto bene perché era una paciocchiella, chiedevo sempre da mangiare, però loro non c'avevano niente. Loro andavano a Trionfale perché la suora Antonietta era una suora piccolina, allora lei scogliattava bene, perché noi sotto all'altro lino di via di Tolivio c'erano i carri armati, noi stavamo sotto ai banchi da scuola, non uscivamo mai. Io pregavo sempre, io sono tutta Ave Maria, tutto il rosario. Amore, amore. Perché pregavamo sempre. Finché poi il Signore ha voluto che la guerra è stata finita, papà da fiume scappò, cioè Dio quando non vuole ti salva, e si fece partigiano con le brigate ebraiche.
Poi, mano a mano, io sono cresciuta, qui tutta Carbatella cresce, conosco quasi tutti, mi vogliono pure tutti bene e mi rispettano in Carbatella, mi vogliono bene. Io ringrazio tutta la popolazione della Carbatella, innanzitutto perché mi rispetta e poi perché ci hanno salvato pure la vita, non sono stati mai traditori, come dice Settimio. Perciò ringrazio a tutti e tutti quelli che oggi hanno partecipato a dolore. Qualche traditore c'è stato. E lui sarà il mio piccolo testimonio. Se il Signore vorrà che lo cresce, che Dio benedetto, io tenga sempre la mano in testa, come dice la Torah. Grazie. Evviva Luciana! Che compito, Lucian, che hai? Io passerei la precisione, voglio dire, alla presidenza della cultura. Io ho un grande desiderio e so che si sta svolgendo questo desiderio. Nonno mio piangeva sempre per la sorella che venute portato in piazza Eugenio Bifi, che era prima via Lasagna. E so che state facendo per fare l'inciampo, perché io prima di chiudere gli occhi voglio vedere sorridere nonno, che pure la sorella ha più riconoscimento come tutti i deportati. Grazie. Stiamo lavorando lì insieme e lo faremo più presto. Grazie. Ernesto. Grazie.